passerei però adesso a un po' di riflessione su cosa vogliono dire quelle devozioni che sono scaturite proprio direttamente da Gesù a riguardo della Divina Misericordia, e in particolare a quella coroncina che tanti nostri ascoltatori e lettori ben conoscono. Tra l'altro voglio dire a tutti che in questo libro intitolato appunto La Divina Misericordia, che raccoglie i nostri dialoghi, l'intervista che abbiamo fatto su questo tema, pubblicata dalle edizioni Sugarco e già disponibile in libreria, sono contenuti in appendice tutti i testi delle devozioni della Divina Misericordia, dalla coroncina a tutte le altre preghiere rivelate direttamente da Gesù a Sor Faustina Kowalska, compresa poi un'altra novena, quella invece di Madre Speranza, appunto la fondatrice della Congregazione dell'Amore Misericordioso. Quindi chiunque ha voglia, desiderio di approfondire questi temi troverà all'interno di questo libro anche le preghiere che potranno essere quotidianamente utilizzate per proprio vivere in prima persona questa devozione. E dunque, Padre Livio, aiutaci a comprendere perché la coroncina, che significato ha questa nuova devozione in aggiunta alle tante che già conoscevamo dal tempo più antico. Dunque, se mi permetti, io vorrei appunto ricordare queste devozioni che sono naturalmente la coroncina della Divina Misericordia, poi la novena della Divina Misericordia, il quadro della Divina Misericordia, la festa della Divina Misericordia, poi anche l'ora della Divina Misericordia, no? Io personalmente vorrei sottolinearne alcune tra le tante devozioni. Naturalmente la coroncina è una delle più, diffuse, la coroncina della Divina Misericordia è una delle più diffuse anche perché il Signore nella sua straordinaria pedagogia, perché poi Dio è semplice, Dio è tanto semplice nelle sue cose, no? È semplice e poi anche concreto. Cioè il fatto che si sia voluto far recitare la coroncina della Divina Misericordia sulla cosa del Santo Rosario è una, non so come dire, una trovata del cuore di Gesù e del cuore di Maria, una trovata perché come i loro due cuori sono un solo cuore, e quindi il cuore di Gesù e di Maria sono un solo cuore, come dice la Madonna Međugorje, i vostri cuori, il mio cuore, il cuore di Gesù devono formare un solo cuore, di amore e di pace, devono formare un solo cuore di amore e di pace. Allora è straordinario come i due cuori Gesù e Maria abbiamo voluto unire se stessi unendo la coroncina della Divina Misericordia e il Santo Rosario sulla medesima corona. Dunque la coroncina della Divina Misericordia, a mio parere, ha naturalmente come scopo fondamentale di orientare il nostro cuore al cuore di Gesù Cristo, ma e quindi ci porta al cuore stesso del cristianesimo. Ma a mio parere la coroncina della Divina Misericordia viene incontro a una necessità straordinaria oggi, cioè sotto il profilo pastorale io vedo quanto oggi molte persone muoiono abbandonate a se stesse negli ospedali, senza conforti religiosi, ma anche nelle case dove la gente ormai ha quasi paura a chiamare il prete, perché chiamare il prete vuol dire che siamo ormai alla fine. Molta gente muore senza sacramenti, molta gente muore senza preghiera. E quindi molte anime rischiano perché manca il conforto nell'agonia, cioè nell'agone, nel grande combattimento spirituale, e come ci insegna Sant'Alfonso Maria delle Liguorie, è un combattimento, se intorno al letto del moribondo si affollano i demoni, diceva Sant'Alfonso Maria delle Liguorie, quindi c'è necessario delle armi della luce, e c'è la presenza di Maria, di Gesù, degli angeli. Allora, a mio parere, la coroncina della Divina Misericordia, oltre ai grandi effetti che Gesù Cristo ha annesso a questa coroncina per chi la recita, perché Gesù Cristo ha detto che recitando questa coroncina più volte si ottengono le più grandi grazie, e quindi anch'io molte volte per ottenere delle grandi grazie recito più volte la croce della Divina Misericordia, ma a mio parere sotto il profilo pastorale Gesù è venuto incontro a un grande bisogno che c'è di pregare questa coroncina a fianco di un moribondo, perché Gesù ha detto che se si pregherà questa coroncina anche una sola volta vicino a un moribondo, Gesù stesso dice che lui provvederà perché questo moribondo possa avere la salvezza eterna della sua anima. E quindi Gesù ci ha messo in mano uno strumento straordinario di carità, di amore verso le persone che muoiono nelle nostre case o negli ospedali, sia che noi le conosciamo sia che non le conosciamo, perché noi possiamo dire questa coroncina anche per una persona che non conosciamo. Santa Faustina era nel sanatorio, e quindi era all'ospedale,
e Gesù gli segnala: guarda che nella camera tra dei tali sta morendo una persona, recita la coroncina della Divina Misericordia per quella persona. Quindi Gesù ci ha messo in mano con la coroncina della Divina Misericordia uno straordinario strumento di intercessione, perché è legato, diciamo così, al perdono che lui chiede al Padre nel momento in cui è in croce, e quindi è un momento di grande diciamo intercessione per quanto riguarda le grazie, ma nel medesimo tempo ci ha messo in mano uno strumento straordinario per aiutare i moribondi, per i quali dovremmo certamente chiamare il sacerdote, perché ricevono il sacramento dell'unzione degli infermi e la confessione della comunione, ma ha annesso alla coroncina della Divina Misericordia una grazia speciale, che è la salvezza eterna della propria anima. Per me è un dono di grazie così grande per questo nostro tempo, per tante persone che muoiono abbandonate, per tante anime che vanno al purgatorio, come ha detto la Madonna stessa, che oggi poche anime vanno direttamente in paradiso, avendo la regina della pace, moltissime vanno in purgatorio e un numero relativamente grande va anche all'inferno. Ebbene, Gesù ci ha messo in mano uno strumento straordinario per salvare le anime dall'inferno, anche perché per evitare a tante anime le sofferenze del purgatorio. Tu parlavi di quelle altre devozioni e di quelle altre testimonianze che hanno caratterizzato questa devozione. In particolare il quadro della Divina Misericordia, che cosa ti suggerisce il quadro che abbiamo voluto mettere proprio sulla copertina del nostro libro? Dunque, a questo riguardo io vorrei segnalare l'importanza del quadro. Cioè, oggi la devozione della Divina Misericordia si sta concentrando sulla coroncina, parlo sotto il profilo privato, perché poi è chiaro che grandissima importanza dal punto di vista liturgico alla festa della Divina Misericordia, la domenica dopo Pasqua, ha una grandissima importanza, perché è chiaro che una festa liturgica diciamo così diventa un messaggio per tutta la Chiesa, e poi non bisogna dimenticare che questa festa liturgica è connessa anche all'indulgenza plenaria. Però sul piano privato, sul piano proprio dei singoli fedeli o delle famiglie, ha importanza fondamentale la coroncina della Divina Misericordia e il quadro della Divina Misericordia. Io a questo riguardo devo dire che non do affatto un'importanza minore al quadro, anzi vorrei dire che nell'intenzione di Gesù il quadro aveva un'importanza fondamentale. Sappiamo come Santa Faustina ha dovuto soffrire non poco per far dipingere questo quadro, e come Gesù ci teneva a far dipingere questo quadro, e come questo quadro abbia iniziato praticamente, l'esposizione di questo quadro abbia iniziato praticamente nel mondo la devozione alla Divina Misericordia. Questo quadro è fondamentale, è fondamentale perché, intanto vorrei dire, non è un quadro liturgico questo, è proprio come il quadro del sacro, cioè non è un quadro liturgico nel senso che deve stare nelle chiese e basta, deve essere proprio come il quadro del Sacro Cuore, quello legato appunto all'apparizione di Santa Margherita Maria Lacocque, e che i gesuiti benemeriti hanno diffuso in tutto il mondo, perché il direttore spirituale di Santa Margherita Maria Lacocque era il Beato Labertonier, che era un padre gesuita. Quindi i gesuiti hanno avuto questa grande missione di diffondere il quadro di Gesù col cuore in mano, incoronato di spine, fiammeggiante d'amore, nelle famiglie. Il Sacro Cuore di Gesù a protezione della famiglia. Vorrei che adesso si affianca il quadro della Divina Misericordia, che deve essere un quadro che sta nelle famiglie. Nelle famiglie ci deve essere, a mio parere, sempre o il quadro del Sacro Cuore di Gesù, o il quadro della Divina Misericordia, o ambedue, meglio ancora. Perché il quadro della Divina Misericordia, Gesù sottolinea che lui in quel quadro ha il medesimo sguardo che aveva in croce sul Calvario, quindi fissando in quegli occhi noi vediamo la sofferenza, il dolore di Gesù sulla croce, ma anche il suo amore misericordioso, il suo amore per noi, per i quali ha sofferto per redimerci dal peccato e dal male. E attenzione, cari amici, guardando questo quadro della Divina Misericordia con amore, recitando la giaculatoria che Gesù ha legato allo sguardo del quadro, cioè Gesù confido in te, a questo culto del quadro fatto col cuore, e che noi possiamo ripetere tutti i giorni prima di andare a letto, ogni volta che entriamo in casa, ogni volta che lo guardiamo, no?
ha legato la promessa della salvezza eterna dell'anima, cioè ha legato con la medesima salvezza dell'anima che ha che c'è nei primi 9 venerdì del mese, nei primi 5 sabati del mese e anche nella croce della Divina Misericordia. Quindi vorrei dire che il culto al quadro della Divina Misericordia non deve essere posto alla coroncina, ha il medesimo valore, ha la medesima importanza e nel medesimo tempo vorrei dire che posto in una casa ci ripropone continuamente la presenza di Gesù e quindi ogni volta che alziamo gli occhi verso quel quadro possiamo veramente esprimere a Gesù il nostro amore lungo tutto il corso della giornata.